Eccoci qua, bentornati. Ci siamo saltati una settimana, credo, ma purtroppo la vita è piena di cose da fare. Oggi Dario ha promesso che ci parla di Leone Varras, Leon Varrà, a cui viene attribuita, direi correttamente, da quello che so, la prima versione marginalista della teoria dell'equilibrio economico generale. In realtà, come ho appena accennato, chiacchierando, anche Ricardo, anche Marx in particolare, Smith erano teorici dell'equilibrio generale, anche i fisiocrati, in un certo senso l'economia moderna nasce attorno all'idea di un equilibrio generale di tutto il sistema, no? Di come tutto il sistema sta in piedi, i mercati interagiscono uno con l'altro, gli individui interagiscono uno con l'altro e così via. E infatti la famosa storia della mano invisibile, che poi insomma ci si è scritto sopra fin troppo, era un po' una metafora per descrivere questo processo che attraverso prezzi, mercati, gusti degli individui, offerte di questo e di quello, in qualche maniera funziona, non perfettamente, ma fa arrivare la pasta con ragù sul tavolo di chi la vuole ad un prezzo che riflette la scarsità stessa della pasta, del ragù, del pomodoro e anche dell'acqua e del gas con cui viene cucinata. Allora, niente, questo signore, un libro di elementi, adesso non mi ricordo neanche più il titolo, elementi di teoria economica, elementi di economia, non mi ricordo più il nome, non mi ricordo il titolo, mi sono preparato, non mi ricordo più il titolo, Elements of Pure Economics. elementi di economia pura. Che era un ingegnere, si vede, scrive una quantità infinita di equazioni per il tempo, perché le matrici non le usava, dettagliava tutto, di equazioni lineari e racconta come secondo lui dovrebbe funzionare questo equilibrio economico generale. Prego. Sì, allora lo vado a presentare. Sì, Varrà come francese effettivamente c'è un po' questa sorta di tradizione che era dovuta all'organizzazione dell'istruzione a quel tempo. Infatti anche Cournot e Bertrand erano due ingegneri. Allora, ok, oggi appunto presentiamo Varrà perché parlando di equilibrio economico dobbiamo iniziare con Varrà, appunto che la scorsa volta l'abbiamo accennato, nella sua differenza con Marshall. Perché appunto in Varrà noi abbiamo proprio un vero e proprio equilibrio generale. Poi parleremo anche di Pigou e Edgeworth nella prossima lezione, che saranno appunto quello che viene dopo a livello di equilibrio, dei raffinamenti su questo punto, delle aggiunte, che siano esternalità, che siano appunto i modi in cui le persone possono coordinarsi e anche il fatto in Edgeworth che ci possono essere più equilibri. Ma quello appunto lo vedremo dopo. In Varrà c'è un equilibrio, che è quello dell'equilibrio economico generale. Varrà appunto abbiamo già parlato in passato dei vari modi di vedere le utilità e dei vari modi di vedere il valore dei beni. Varrà a quel punto segue la scuola marginalista, che ormai a questo punto si è al tempo suo affermata effettivamente, cioè che ciò che conta è l'utilità marginale del singolo individuo, non, cioè dell'individuo che si coordina con gli altri, e questo viene a creare un'utilità marginale generica per questo bene. Perché effettivamente ciò che conta è nel momento in cui tu stai vedendo il bene, quanto le persone sono disposte a comprarlo, non c'è un valore intrinseco nella cosa. Quindi, avendo un mercato con diversi beni, quello che conta è che le utilità marginali, appunto ponderate, nel senso che siano in relazione al prezzo di quel bene lì, devono essere eguagliate, perché non, altrimenti in quel caso potremmo avere appunto. Appunto ci potrebbe essere, dipende poi dal regime che vediamo, perché appunto vedremo che in un regime di concorrenza perfetta ci potrebbe essere un altro concorrente che riesce a entrare nel mercato e riesce a vendere a un prezzo minore, e il prezzo minore che può fare è la differenza tra il costo di produzione e il prezzo a cui viene venduto. E quindi le persone devono essere disposte a comprare questo bene nel mercato. Quindi vediamo che già l'idea che non c'è un valore oggettivo nel bene qui viene generalizzata, cioè che appunto la domanda e l'offerta devono trovarsi ad avere la stessa idea di quanto quel bene può essere venduto nel mercato, quanto vale, e il fatto che non possono entrambi trovare un consumatore che te lo paga di più, e questo dal punto di vista dell'impresa, e un venditore che te lo vende a meno dal punto di vista dei consumatori. Generalizzando, effettivamente riusciremo ad avere un
solo prezzo. E qui vediamo cosa si intende per l'equilibrio valdrasiano. Il mercato in equilibrio quando c'è market clearing, quando c'è il mercato svuotato, il mercato dove non c'è più un eccesso né di domanda Dove né di sia offerta. chi offre e chi domanda sono contenti e Sì, comprano. a quel prezzo lì non hai più persone che vogliono dire no, ne vorrei di più, vorrei vendere di più a questo prezzo, non c'è nessuno che me lo compra, o vorrei comprare di più a questo prezzo e non c'è nessuno che me lo vende. Invece no, qui vediamo che a quel prezzo lì la domanda e l'offerta si equivalgono e si va a zero. Questo prezzo qui viene comunicato appunto dal banditore valdrasiano, questa figura che conosce già le utilità marginali di tutti quanti e quindi da un prezzo che sarebbe il prezzo che riesce a far raggiungere questo equilibrio qui. Ora, ovviamente il venditore valdrasiano è un'idea di persona che riesce a vedere questa cosa qui. Si pensava, no? Pensava appunto anche Valera, che questo venditore valdrasiano potesse essere implicito, nel senso che il solo fatto che le persone iniziano a interagire tra di loro a livello di compratori e venditori porta alla creazione di questo vettore dei prezzi, che è appunto il prezzo a cui. Insomma, varrà, è anche chiaro, cioè lui vuole costruire un sistema astratto, non intende essere particolarmente realistico, in particolare il banditore è una cosa di cui no, si è discusso tantissimo in teoria economica, è un'ipotesi che gli elimina il problema, perché poi quando negli anni, un secolo dopo, ci si è cominciati a chiedere, ma i prezzi poi alla fine ci sarà ben qualcuno che li informa, no? Allora, a seconda delle strutture di mercato, li offre il domandante, li propone l'offerente, a volte le offerte sono prendere o lasciare, i prezzi si aggiustano frequentemente. Questa cosa è oggetto di mille discussioni. Nel caso di Varrà si risolve rapidamente perché lui si immagina letteralmente delle aste, ci sono continuamente delle aste. E invece di essere l'asta di un pezzo unico, c'è un'asta di quantità che crescono al crescere del prezzo e che la cui domanda invece cala al crescere del prezzo. Insomma, quindi c'è una struttura piuttosto astratta, no? della cosa che richiede guardare il sistema economico da fuori nel lungo periodo. E non nel suo operare quotidiano. C'è stato un grande problema teorico e lo è ancora, non che ci siano molte alternative al cercare di legnarci sopra, ma insomma l'attività di costruire poi modelli specifici per le varie forme di mercato ha portato anche a situazioni di grande successo, no? Tutta la teoria del bargaining, continuo a chiamarle auction, aste in italiano. E così via, no? Quindi no, occorre capire, la teoria del tatto manta ha anche dimostrato che di per sé lui, con una grandissima ipotesi, no? Nel suo libro, perché non si rende conto della complessità del problema, e lui fa l'ipotesi che in tutti i mercati, se il prezzo si muove da sinistra a destra, cioè scusate, dall'alto al basso, l'eccesso di off, dunque se il prezzo si muove dall'alto al basso, che mi faccio confusione anch'io. L'eccesso di offerta sparisce e quindi si arriva a un punto di equilibrio fra domanda e offerta. Se il prezzo si muove dal basso all'alto, l'eccesso di domanda sparisce e si arriva all'equilibrio. Ora, se noi sappiamo che questo non è vero in tutti i mercati, c'è tutta una serie di teoremi provati molto più avanti sulla stabilità e tatto man, però lasciamolo fuori, insomma, solo per far capire che non è automatico, ma varrà. Da una versione estremamente semplificata del problema. Lo propone, semplicemente propone il problema, non lo risolve in realtà. Cioè dice a modo suo che sì, si risolverebbe, ma in realtà è tutto da provare. Scrive le equazioni. Sì, cioè, il modo in cui si dovrebbe fare, abbiamo visto che questo è proprio un altro tipo di problema, effettivamente, un problema teorico di saper bene rappresentare il mercato più che effettivamente capire quanto poi va veramente così. L'importanza di questo contributo più che altro è appunto per avere una buona rappresentazione di quello che succede a livello generale. Ora, possiamo vedere che a livello di crescita, qui in un certo senso, ma abbiamo dei cambiamenti, anche se comunque si riesce a immaginare che c'è già un'idea di crescita, come il fatto che effettivamente le utilità marginali, potendo cambiare, la crescita potrebbe essere anche solamente il fatto che i supplier, le aziende,
riescono ad avvicinarsi molto di più alle utilità delle persone, qui tornando al discorso della volta scorsa sulla pubblicità, si riescono ad avvicinare di più alle utilità delle persone e questo permette di coordinare meglio le persone che vorranno produrre di più in modo da poter comprare quei beni che adesso hanno un'utilità marginale maggiore nel mercato. Quindi effettivamente la crescita potrebbe anche arrivare o essere iniziata proprio dal fatto che le imprese hanno meglio capito quali sono i bisogni dei consumatori e questo farebbe crescere l'utilità marginale e farebbe portare più persone a produrre. Infatti questo può anche, questo appunto si pensa appunto, esempio alla partecipazione nel mondo del lavoro, di certi obiettivi che si hanno di far partecipare più persone al mondo del lavoro, viene anche da questo, cioè viene proprio dal fatto del capire come aumentare l'utilità per queste persone di produrre in modo che loro entrino nel mercato, producano qualcosa che interessa già qualche altro consumatore in modo da poter loro stessi prendere un altro bene a quel prezzo che porterebbe il mercato a essere in equilibrio. Quindi vediamo questo, vediamo che effettivamente la crescita è proprio anche l'aggiungere delle persone che prima non c'erano a questo mercato, che questo qua ovviamente l'aggiunta di altre persone cambierà l'utilità marginale, ma appunto, come appunto diceva prima Michele, col tatonno, che sarebbe appunto questo, come dire in italiano, questo tentennamento verso il vero e proprio prezzo che è stato stabilito dal banditore valdasiano. Ora, qui abbiamo l'equazione appunto che definiscono l'equilibrio dei mercati e la quantità domandata e offerta che abbiamo appena descritto. Ora, c'è un claim, un'affermazione di Valdra che se abbiamo la concorrenza perfetta, il prezzo di questi beni a cui la domanda in eccesso si annulla e l'offerta in eccesso si annullano, quindi si arriva a questo equilibrio di mercato, il market clearing, diciamo prima, se siamo in un regime di concorrenza perfetta, il prezzo di ognuno sarà uguale al costo di produzione di quel bene. Ora, ovviamente invadrà questo, invadrà nell'idea di varrà, questo qui succede, ma perché, ma questa, ovviamente questa conclusione potrebbe essere benissimo sparata dall'aggiungere un po' di complicazioni a questo modello. Ora, io con questo modello qui a me viene in mente dei costi di ricerca che magari direi dopo, invece mi chiede prima, voleva parlare dei costi fissi, vuoi aggiungere? No, 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 cosa, scusa, non ho proprio capito perché scusami, ma credo che la parola a te questo modello fa venire in mente? Dei search cost per la domanda per arrivare al prezzo, perché devo conoscere il prezzo e le imprese per farlo. Un variant model mi viene in mente qui. Non capisco che modello, scusami davvero, Dario, Varian hai detto? Uno di Industrial Organization, potuto lo Lo so cerco. benissimo chi è Al Varian, ma no, allora qui c'è un po' di confusione. Uno, i modelli di search, non, allora, l'equilibrio varrasiano, almeno quello disegnato da Varrà nelle parole di Varrà, è un equilibrio efficiente, nel senso di Pareto. Nel mondo in cui i mercati si equilibrano alla Varrà, è un mondo in cui tutti si comportano in maniera competitiva, per quello c'è il banditore. Nessuno fissa i prezzi, nessuno manipola i prezzi vengono presi come dati, sia da chi offre che da chi, compra. E quindi il comportamento, essendo del tutto co concorrenziale, indipendentemente dal fatto che sia una, due o 100.000 persone, lui questo problema non lo nota, il problema che poi è studiatissimo dal dottore al centro della nostra attenzione, no? Cioè che un mondo perfettamente competitivo è piuttosto ideale, perché è un mondo nel quale occorre che chi offre e chi domanda non manipolino le quantità che annunciano, cioè non pensino al fatto che loro annunciare quantità, io compro questo, io vendo quello, determina poi il prezzo, perché lo influenza. No, si fa il rovescio, il prezzo viene chiamato e le persone dicono, io a quel prezzo li guardano al loro schedule dei costi, al loro schedule di utilità marginale. E dicono io compro X a quel prezzo là, e l'altro dice io offro Y. Quando Y è maggiore di X, allora il banditore dice no, non va bene, abbassiamo il prezzo in modo tale che si offre di meno e si domanda di più. Ok? In un modello di questi equilibri sono, ripeto, ottimi nel senso di Pareto, nel senso che non è impossibile modificare l'allocazione dei beni, cioè quanto viene domandato, quanto viene offerto e da chi offre, chi domanda, perché ci sono proprio gli individui, quindi si aggrega tutto, e far sì che con questo cambiamento
almeno una persona in questa economia fatta di milioni di persone sia più contenta, abbia maggiore utilità, maggiore profitto che implica maggiore utilità, e che nessun altro sia scontento. Cioè, tutti gli altri rimangono più o meno, no, no, senza più o meno, rimangono esattamente come prima, e qualcuno sta meglio. Potrebbe anche essere che tutti stanno meglio, dipende da come fai il movimento. In un equilibrio di search così non è, in generale un equilibrio di search non è efficiente nel senso di Pareto, un equilibrio di search, adesso non temo non ci sia, anzi di sicuro non c'è il tempo se vogliamo stare dentro la mezz'ora perché io racconti perché un equilibrio di search o si spieghi perché un equilibrio di search non è efficiente nel senso di Pareto, ma è proprio una caratteristica degli equilibri di search. Ah, gli equilibri di search sono solo in casi eccezionali efficienti nel senso di Pareto, in generale non lo sono. E sono basati sull'idea che appunto i Hai un lavoratori costo per capire il prezzo. no, nel fatto che è una procedura, non c'è il tatto Mant, c'è una procedura di ricerca dell'incontro fra le due parti, di chi offre, di chi vende, loro uso più frequente nel modellare i mercati del lavoro. La contrattazione avviene in forma bilaterale, anche questo ha generato una grandissima letteratura, Asher Wolinsky, eccetera, eccetera, Dale Moore, tanti altri. Di cosa succede? Cioè, com'è che fanno bargaining i due che si incontrano, il lavoratore e l'impresa? La Nash, a turni, insomma, e in generale c'è quindi un effetto esternalità, lo chiamiamo. Magari c'entra poco con la teoria della crescita, varrà un po', c'entra perché poi senza i modelli di equilibrio generale la teoria della crescita più classica, più importante non si riesce a fare. Quindi è giusto che chi ci ascolta è interessato alla crescita capisca un attimo come funziona e da dove viene la teoria della crescita in equilibrio economico generale. Search, insomma, per carità, in economia tutto si tiene, però non è così essenziale, almeno per capire la teoria della crescita. Poi la pratica, la storia, uno può avere un'opinione diversa, visto che stiamo cercando di insegnare la teoria, teniamoci la teoria. Quindi, no, e le cose variano, sono francamente anche secondarie in tutto questo. Hal poi da molto tempo ha scritto dei textbook di grande attualità. Di grande successo, non di grande attualità, di grande successo, un po' vecchiotti. Però ecco, quindi no, i modelli di search non sono varrasiani, sono una delle alternative. Infatti, il modello varrasiano, il dibattito è se i modelli di search siano adeguati. Per dire, sono stati usati, e chiudo, con un certo successo teorico, a mio avviso non pratico, ma teorico, nella teoria moderna della moneta. Esiste tutta una teoria della moneta, del funzionamento della moneta, del ruolo della moneta e così via. Io non condivido per niente, ma non importa, che è legata ai nomi di due carissimi amici, peraltro, due persone, Randall Wright e Nobuhiro Kiyotaki, praticamente il giorno e la notte come tipi. Che a metà degli anni 80 si sono messi a lavorare su quello che poi noi abbiamo chiamato Coconut Model, nel senso che c'erano le noci di cocco, e che cercava di raccontare l'emergere della moneta in mercati di baratto, di barter, dove le persone si scambiavano il bartering, e il bartering era complicato perché io avevo il coconut giallo ma volevo quello rosso, e se incontro te che c'hai quello rosso ma te vuoi quello viola, abbiamo un problema. Perché tu il giallo non lo vuoi, io invece voglio il rosso, e a quel punto non possiamo scambiare, appunto, quindi c'è un problema di efficienza già lì, e da cui diventa, in una situazione del genere, loro raccontano, diventa utile e Pareto Improving, che ci inventiamo un pezzettino di carta che tutti accettano come token of exchange, che si chiama moneta, e così con quello superiamo il baratto. Ma anche qui non ci voglio andare, è una letteratura divertente. Nobu poi l'ha giustamente, a mio avviso, abbandonata. Randall ne ha fatto la missione della sua vita, va benissimo. Randall è simpaticissimo, ha scritto milioni di paper sull'argomento, alcuni anche molto carini dal punto di vista formale. A mio avviso c'entra zero con la moneta di cui parliamo. La situazione di barter exchange non è mai esistita neanche storicamente, anche quella è una metafora smithiana.
e così via. Però è stata forse l'applicazione più fashionable dei modelli di search negli ultimi 40 anni. Il paper originale di Randi e Nobu è del 80, ma l'hanno scritto nel 84, 85, credo sia uscito nel 86. Ecco, vabbè, basta. Piccolo detour. Torniamo quindi tranquillamente a Varrà e vediamo un attimo come funziona il suo modello. Dai. Sì, no, il modello appunto l'abbiamo, per la parte dell'equilibrio generale, abbiamo detto quello che stavamo dicendo era che appunto nel regime di concorrenza perfetta in Valra il prezzo di ognuno è uguale al costo di produzione di quel bene, perché effettivamente a quel prezzo lì, se tu metti un prezzo più alto rispetto al tuo costo di produzione, in concorrenza perfetta ci sarà un'altra impresa che può vendere a un costo poco minore del tuo e prendersi tutta la domanda, e fare quindi un profitto positivo in questo caso, se c'è uno spazio abbastanza grande fra il costo di produzione e il prezzo che è deciso, e quindi questo qui porterà piano piano le imprese ad abbassare il prezzo per non farsi prendere la domanda da un'altra impresa che appunto è sempre lì, in concorrenza perfetta, tipo sempre, è sempre come te, omogeneo come te, è price taker, cioè accetta i prezzi che arrivano come te, quindi a quel prezzo lì, a quel costo lì, può benissimo venderla a un prezzo più basso e prendersi tutta quanta la domanda. Quindi per questo nel regime di concorrenza perfetta Varrà vede che questo prezzo varrasiano che mette in equilibrio i mercati è anche il costo di produzione di quel bene, e quindi farà entrare nel mercato abbastanza persone che vogliono acquistare al costo di produzione di quel bene. Quindi qui l'equilibrio arriva dal fatto che questo prezzo si sta abbassando ed entrano più persone, quindi il mercato sarà comunque svuotato dal fatto che appunto l'abbassamento di questo prezzo troverà delle persone che sono disposte a comprare ovviamente a un prezzo minore, e ci saranno più persone che entrano in questo mercato. Invece prima noi appunto stavamo dicendo nella chiacchierata prima, avevamo accennato al fatto che con i costi fissi questo non potrebbe succedere, con delle complicazioni appunto del modello questo non potrebbe succedere, perché qualora appunto le imprese abbiano un costo iniziale della produzione che devono pagare all'inizio, prima di iniziare a produrre anche la prima unità, quindi non è un costo che è marginale, cioè che a ogni unità che tu crei aumenta il costo proporzionalmente, ma è un costo iniziale che devi prendere e devi considerare poi come dato, e poi lì devi iniziare a vendere. A quel punto lì, in base a come pensiamo che la produzione si evolva, cioè se abbiamo dei rendimenti di scala oppure fino a che punto se i rendimenti di scala invece sono decrescenti, questo può cambiare le conclusioni che avremo. Effettivamente un costo fisso iniziale potrebbe portare certe imprese ad avere un vantaggio in questo mercato e a riuscire a vendere magari a un prezzo più basso, e le altre imprese non riuscirebbero a mantenere questa concorrenza, appunto questa concorrenza perfetta, perché loro hanno dovuto pagare un costo fisso e vendono di meno, e quindi fanno meno profitti e non riescono a recuperare quel costo fisso messo all'inizio. Quindi insomma, il regime di concorrenza perfetta lo sappiamo, ha molti problemi. Penso che appunto in tutta questa serie, nella serie che continuerà per un po', perché ne abbiamo un po' da dire, penso che verranno un po' essere messe a discussione gli assunti di base e gli effetti che la concorrenza perfetta dovrebbe avere, che effettivamente poi nei fatti non ha. Quindi questo è già uno degli esempi per cui vediamo che la concorrenza perfetta potrebbe non sostenersi. Ora, e qui la metto la in finale, così almeno ci capiamo meglio, perché almeno facciamo un po' di recap e capiamo cosa c'è da portare via principalmente da questa lezione. Principalmente abbiamo visto che il mercato è in equilibrio quando appunto le utilità marginali di ogni prodotto, le utilità marginali relative, appunto relative al prezzo, si equivalgono. È lo strumento che utilizziamo per far eguagliare queste utilità, in modo che le imprese e i consumatori riescono entrambi a trovare tutta la quantità che vogliono e a vendere tutta la quantità che vogliono a quel prezzo lì, è appunto lo strumento dei prezzi. Lo strumento dei prezzi, come abbiamo già visto in passato, è uno strumento di coordinazione, uno strumento che prende e fa avvicinare i venditori al mercato che vogliono vendere a quel prezzo lì, basate le loro caratteristiche, e fa avvicinare anche compratori che a quel prezzo lì, quel bene lì, per cui loro hanno un'utilità che noi appunto non riusciamo a vedere, perché cioè non riusciamo a decidere a livello oggettivo, ma riusciamo solamente marginalmente a capire che è l'utilità che stiamo andando a creare dalle loro funzioni soggettive.
con uno strumento dei prezzi adeguato, uno strumento appunto in questo caso ottimale, riusciamo ad equilibrare il mercato grazie ai prezzi, perché riusciamo a coordinare queste persone, a coordinare i venditori, a coordinare i compratori. La crescita quindi, da quello che ho visto è che c'è anche solo l'armonizzazione delle utilità marginali che possono cambiare è qualcosa che può aiutare a creare crescita, perché effettivamente se le utilità cambiano e le imprese riescono ad adattarsi a queste utilità che cambiano, riusciranno a portare più persone anche a produrre, dai consumatori più persone a comprare, quindi questo qui creerà crescita, quindi anche l'armonizzazione continua delle utilità effettivamente è un qualcosa che crea crescita o comunque la sostiene. E quindi nell'equilibrio generale abbiamo questo market clearing, che appunto quando la domanda è in eccesso, l'offerta in eccesso è assente, quindi ogni compratore riesce ad acquistare la quantità che vuole al prezzo stabilito dal venditore varesiano, e ogni venditore riesce a vendere la quantità che vuole a quel prezzo lì. Quindi e abbiamo visto che in una regione di concorrenza perfetta, nell'idea di varrà, questo prezzo qui è uguale al costo marginale, anche se appunto abbiamo dato degli accenni del perché. Non è così poi, ecco, nella realtà sono delle complicazioni che rendono la concorrenza perfetta non raggiungibile. Sei mutato? Questo è il programma di Varrà, va detto che dal punto di vista teorico Varrà pone più problemi che soluzioni. Praticamente tutto quello che Varrà scrive non prova quasi, quasi niente. Per dirvi, per controllare che l'equilibrio esiste, lui conta le equazioni e le incognite, che si scorda che le rette possono essere parallele, per esempio, che non c'è assolutamente detto che due curve nello spazio si incontrino solo perché lo spazio è a due dimensioni e loro sono due curve. E così via. Porre una serie di problemi che verranno risolti praticamente non dico un secolo, ma i primi vengono risolti 50-60 anni dopo, se non mi ricordo l'anno di pubblicazione degli Element. Altri sono ancora aperti, tipo quello che ho accennato alla formazione dei prezzi. Non esiste una teoria comunemente accettata per la semplice ragione che non esiste anche nei fatti un metodo unico di formazione dei prezzi. Nelle aste ci sono i banditori. Al mercato rionale no, e nei supermercati o da Amazon o sul mercato elettronico no. Ci sono delle cose che forse gli assomigliano, o forse no. I prezzi, nei mercati varrasiani i prezzi sono perfettamente flessibili. Nella realtà c'è tutto un dibattito quanto flessibili sono i prezzi, tutti siamo d'accordo che cambiano, però non siamo d'accordo sul fatto che cambino davvero rapidamente o siano invece molto lenti rispetto alle variazioni di chi vuole comprare, di chi vuole vendere. Quindi il buon Leon era molto ambizioso, ma racconta una storia, diciamo così. Però comunque è utilissimo, non lo voglio buttare giù, anzi, non so se va letto perché è noiosissimo. Quindi a meno È non più lo facciate breve rispetto professionalmente, non all'altro. sono sicuro che valga la pena leggerlo. È la prima persona che prova a mettere in forma matematica il problema, a vedere quali sono alcuni dei problemi, altri non li vede perché non ha una sufficiente cultura matematica per farlo, cioè non afferra la complessità del tutto, non c'è la dinamica in Varrà, e così via, e così via, no? Però, insomma, diciamo che c'è la descrizione di quello che potrebbe essere un sistema ideale di concorrenza perfetta, con N beni e M consumatori. Da lì parte una letteratura che dura più di un secolo e che chiarisce, no? Chiarisce le grandi difficoltà teoriche che ci sono dietro e anche quelle empiriche. Assolutamente. Sì, appunto, come vediamo nel key takeaway. Vabbè, allora mi sembra che siamo sulla mezz'ora. Possiamo, perché altrimenti dobbiamo Direi di iniziare sì, con due direi di sì, giorni. direi di Poi sì, iniziare direi per la prossima volta. di sì. Poi, tanto a modelli di equilibrio economico generale più specifici torneremo, forse un giorno sarà il Sì. caso perché si utilizza molto in teoria della crescita di raccontare quello di Leontief con una certa attenzione. D'accordo, bene, ciao a tutti. Ciao.